Amici di Directa Sport, siamo a Sassari, benvenuti al Pala Santoro. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi la sfida tra Raimond e Verde Azzurro, l'undicesima giornata del campionato di Serie A2 di Handball Girone A. Prima di annunciarvi quelli che sono i giocatori a disposizione dei due tecnici, siamo al minuto di raccoglimento in memoria di Gigi Vignali. Dunque squadre nel cerchio di centrocampo agli ordini dei signori Rossetti e Pasqualin, entrambi di Padova. Andiamo a elencarvi quelli che sono i giocatori a disposizione dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dalla Verde Azzurra di Patrizia Canu, che ha a sua disposizione il numero 13 Dario Sedone, il 20 Luigi Bianco, il 5 Nicola Idini, il 7 Riccardo Venerdini, il 22 Domenico Vigliani, l'8 Francesco Cheroso, il 10 Alessio De Logo, il 27 Pavel Florini, il 9 Andrea Sini, l'1 Marco Munda, il 77 Andrea Casu, il 15 Antonio Piatti, il 23 Samuele D'Ossona, il 6 Davide Scanu. Risponde la formazione di coach Lorenzo Fosca, con il numero 1 c'è Casada, con il 2 Fois, con il 3 Francesco Manca, con il 6 Francesco Cucu, con l'8 Agostino Congiu, col 9 Fabio Del Prete, col 10 Domen Ban, con l'11 il proprio allenatore giocatore Lorenzo Fosca, con il 17 Matteo Bomboi, con il 18 Vincenzo Pirino, con il 21 Andrea Giordo, con il 22 Leonardo Pischeda, con il 70 Luca Soro, con il numero 12 Sisigno Raspizzu. Atmosfera incandescente al Pala Santoro per quello che è il derby del girone A della Serie A2 di Handball, derby che vale tantissimo in termini di leadership per quello che riguarda questo raggruppamento della seconda serie nazionale di Handball. Infatti la classifica racconta di due squadre sassaresi, entrambe al comando del campionato, separate solo da due lunghezze: 18 punti per la Raimond, 16 per la Verde Azzurro, 15 per Crenna, 10 per Cassano Magnago e Leno, 7 per Ferrarin, 4 punti per Ventimiglia. Chiude il fanalino di Codas Largus con 2 punti, tornata di campionato che si completa con le sfide tra Selargius e Crenna e Cassano Magnago e Leno. Il 10 di marzo si sono già sfidate Ventimiglia e Ferrarin con la formazione di casa, che ha vinto per 27-24, lasciando il Selargius all'ultimo posto nella graduatoria, mentre si aspetta il primo fischio dei direttori di gara, che ricordiamo essere i signori Rossetti e Pasqualin di Padova. Si sbrigano gli ultimi convenevoli. Vi abbiamo raccontato di questa atmosfera incredibile, sono andato a replicare il successo di pubblico della stracittadina di andata, tribuna dalla quale vi trasmettiamo, dalla quale vi arrivano le nostre immagini, gremita in ogni ordine di posti, mentre è arrivato il primo fischio dei direttori di gara. Il primo attacco è per i rossoblù della Raimond, che attaccano in questo primo tempo da destra a sinistra rispetto al nostro e vostro punto di osservazione. Fa il contrario con una maglia bianca, una croce rossa al centro, la Verde Azzurro, mentre arriva la prima conclusione della sfida di Francesco Manca, il primo intervento di Marco Munda a dire di no al tentativo di sbloccare il risultato per la formazione di Vosca. Ora il primo attacco è per la formazione di Patrizia Canu, che prova con la conclusione sul secondo palo. Il primo gol della partita è firmato dall'italo argentino Antonio Piatti. Attenzione a questo terzino di origini sudamericane, classe 95, lui che mette a bersaglio il primo gol della sfida. Dunque Verde Azzurro 1 Raimond 0 dopo 1 minuto e 4 secondi di gioco al Pala Santoro di Sassari. Qua Ban attaccato alto da Florina, arriva il fischio contro il numero 27 della formazione oggi in trasferta, mentre il gioco viene fermato dal direttore di gara perché Domen Ban accusa un leggero problema al polpaccio destro, forse un indurimento, almeno questo è l'auspicio di tutti gli amanti dello sport, che uno dei sicuri protagonisti della sfida possa rientrare in campo. Lo sostituisce temporaneamente il numero 6 Francesco Cucu, mentre è ripreso il gioco sul parquet. Attacca da centrale Del Prete, attenzione al taglio di Cucu, che poi va a bloccare per evitare
l'intervento di Cherousu, palla in ala per Pinino che cerca di ritagliarsi uno spazio per il tiro. La difesa fisica della Verde Azzurro, il fischio ancora contro Pavel Florin, 9 metri per la formazione di Vosca, per la ricezione di Manca che cerca ancora uno spazio per il tiro. Altro intervento falloso di Pavel Florin, arriva il primo cartellino giallo della sfida ai danni del giocatore rumeno, uno dei giocatori più esperti della formazione allenata da Patrizia Canu. Ancora dunque Raimond con l'opportunità di pareggiare con Pischedda che va da Manca, del Prete si va in ala da Cucu che cerca di ritagliarsi lo spazio per il tiro, schiaccia a terra il punto dell'1-1, il gol di Francesco Cucu. 27-40 al termine del primo tempo, punteggio in parità. Ora Piatti per Florin, si muove in posizione di pivot Luigi Bianco, per la ricezione di Cherousu che incrocia la sua posizione proprio con Piatti, palla in ala per la conclusione di Bianco che viene neutralizzata dal piedone di Eugenio Casada, palla che ha terminato la sua corsa oltre la linea laterale, motivo per cui la Verdazzurro ha un'altra possibilità offensiva con Piatti che viene abbrancato in maniera irregolare da Cucu. Subito grande fisicità, cartellino giallo anche per il numero 6 della Raimond, autore dell'unico gol della sua formazione. Ancora Florin che si alza col mancino, conclusione sporcata dal muro Raimond composto dalla coppia Cucu Bomboi che si galvanizza per l'intervento che ha negato a Piatti la possibilità di battere Casada per il punto del 2-1. Ora Florin spintonato da Pirino, Piatti cerca spazio per il tiro, altro muro di Cucu che fa esplodere il lato rosso-blu della tribuna. Palla Santoru, grande conclusione incrociata di Piatti, splendido intervento di Eugenio Casada che vola sul secondo palo, splendido intervento di Casada, classe 79 l'estremo difensore, riflessi felini per il numero 1 in maglia Raimond. Raimond che attacca con Del Prete che prova a sfruttare il blocco di Congiu, lascia la palla lì per la conclusione di Manca, spera che non trova lo specchio della porta difesa da Munda, prova a correre Verde Azzurro con Cherousu che fa a contatto con gli avversari, poi Pino a terra Florina, arriva il fischio contro la difesa Raimond, il cartellino giallo per Pino, gioco che riprenderà una esecuzione dai 7 metri per la formazione che attacca da sinistra a destra con Pavel Florin che proverà a battere in singolo Artenzone Andrea Giordo, para rigori della Raimond, Florin contro Giordo, arriva il fischio degli arbitri, Florin non trova lo specchio della porta, risulta Giordo che ora rimette il pallone in campo, salvo cede il posto a Casada, si galvanizzano i due estremi difensori della Raimond. Attacco ora per la formazione di Vosca con Pischedda, Cucu, Del Prete per Manca, Del Prete circostanziale per ora, viene fuori Congiu per ricevere palla, contatto con Bianco, arriva il fischio di uno dei due direttori di gara arbitri che abbiamo ricordato più di una volta essere i signori Rossetti e Pasqualini, entrambi di Padova. Ora Del Prete, Cucu va, attenzione Del Prete va a occupare la posizione di doppio pivot, Cucu cerca un varco, cambia a fronte dell'attacco, si allacciano Cucu e Florin, altra chance offensiva per la Raimond, sono andati via poco più di 5 minuti nel corso di questo primo tempo, un gol a testa e tantissima fisicità al Pala Santoro in questo avvio di derby, altro contatto duro tra Cucu e Florin. Abbiamo detto tanta adrenalina, tanta fisicità in questo avvio di derby. Attenzione qua al 9 metri con Cucu che fa bloccare per cercare la conclusione di Manca, andare a pescare la conclusione di Manca, altro fischio contro Verde Azzurro, altro fischio contro Pavel Florin, ora Congiu per Manca, stavolta finta di alzarsi, va a servire Cucu, arriva il fischio contro la difesa Verde Azzurro nella persona di Nicola Idini che è andato a stendere Francesco Cucu. Ora la chance dai 7 metri è per la formazione di coach Vosca che ancora non ha fatto, anzi in questo momento va a fare il suo esordio sul parquet lontano dalle inquadrature di Andrea Farris. La conclusione dai 7 metri, la realizzazione
di Leonardo Pischedda che fa battere Munda per il punto del 2-1, parziale aperto per la Raimond di 2-0 dopo il gol di Piatti. È arrivato l'1-2 della formazione rosso-blu firmato Cucu Pischedda. Ora attacca la formazione di Canu con Cherosu, Bomboi alto per negare la ricezione a Florina. Allora gioco che si sviluppa sulla sinistra, riceve ora Florini che va a servire Piatti, fischio contro l'attacco della verde azzurro. Bomboi difende forte su Florini escludendolo almeno nella prima parte dell'attacco, scelta vincente. Poi fischio contro l'attacco verde azzurro, Raimond che ha la possibilità di portare a 2 il margine di vantaggio. Qua Cucu viene disturbato in maniera fisica ma ritenuta regolare dagli arbitri. Da Pavel Florino la prova a correre il campo verde azzurro, ma è buono il rientro difensivo della formazione di Vosca. Qua Cherosu si ritaglia uno spazio, grande posizione difensiva di Cucu che va a restituire il possesso alla Raimond. Qua si allacciano Pirino e il numero 5 Nicola Idini, prime scintille nel derby tra il numero 18 capitano della Raimond e il numero 5 classe 98 Nicola Idini. Andato ad abbrancare Pirino, lanciato in contropiede, altra chance offensiva per la Raimond con Del Prete che prova a puntare Chierosu, si va da manca, c'è spazio per Cucu che aveva trovato lo spazio per il tiro, ha trovato anche il grande intervento di Mundo, poi prova a correre il campo la verde azzurro. L'ultimo rientro difensivo di Congiu che va a stoppare la conclusione di Idini. Gioco già ripreso dall'angolo, non c'è un attimo di tregua al Pala Santoro, 21 minuti 37 secondi all'intervallo sul parquet sassarese. Qua Florin dà una grande palla in ala a Idini che pesta la linea dei 6 metri regalando il possesso alla Raimond, sciupando la ghiotta occasione per impattare a quota 2. Eccolo il primo pallone toccato da Lorenzo Vosca, si va da Del Prete, riceve manca Del Prete, Vosca sale per bloccare Soro, attenzione Vosca brancato da Cherosu, differenza di chili e centimetri tra i due nettamente appannaggio del numero 11 rosso-blu. Un attacco della Raimond che si sviluppa, questa circolazione tra centrale e terzini. Ora Vosca che si butta dentro in posizione di doppio pivot, impegna la difesa favorendo il tiro vincente, la conclusione vincente di Francesco Manca per il punto del 3-1, il primo gol di Francesco Manca. Venti minuti 39 secondi al termine del primo tempo al Pala Santoro, 3-1 per la Raimond. Ora attacca con l'uomo in più Pidino, in ala la ricezione per Vosca, ora Del Prete, vediamo se la Raimond approfitterà di questa ghiotta chance con Manca. Si va da Vosca che va a schiacciare questa bella palla per terra per Vincenzo Pirino. 20 minuti 12 secondi all'intervallo, prova a scappare la Raimond, siamo 4-1. Patrizia Canu vede i suoi ragazzi piuttosto confusi e ferma il gioco per non far scappare la formazione rosso-blu. Avanti grazie al gol di Francesco Pirino, vi lasciamo con l'audio del Pala Santoro prima della ripresa del gioco. Thank you.
20 minuti 10 secondi al termine del primo tempo al Pala Santoro. Sta per riprendere il derby tra Raimond e Verde Azzurro, con i padroni di casa avanti con il punteggio di 4-1 dopo il gol iniziale firmato da Antonio Piatti. Raimond con un parziale aperto di 4-0, le 4 marcature singole a firma Manca, Cucu, Pidino e Pischeda a fissare il parziale sul più 3 per la formazione di Vosca. Cara prova a isolare dal gioco Piatti e Cherosu. Qua Bianco va, anzi Idini scusate, va a procurarsi un 9 metri già amministrato dall'attacco verde-azzurro. Il disturbo irregolare ancora della difesa rosso-blu, altro 9 metri per la verde-azzurro. Vediamo come esce dal timeout la formazione di Canu. Si alza per la conclusione da posizione centrale Nicola Idini, lavora ancora bene il muro difensivo della Raimond. Verde azzurro che dovrebbe muovere un po' di più la difesa Raimond, che può lavorare meglio in maniera statica. Altro tentativo fallito dall'attacco della verde azzurro nella persona di Antonio Piatti, mentre arriva il fischio del direttore di gara contro l'attacco della formazione rosso-blu. Difesa verde azzurro che non paga dazio in questa circostanza. 18 minuti 52 secondi all'intervallo. Ora prova a ragionare l'attacco verde-azzurro con Bianco che fa da Idini, il taglio dietro la schiena di Bomboi di Cherosu, conclusione che non trova lo specchio della porta. Difesa da Casada, rimane a terra dolorante il capitano della formazione di Patrizia Canu. I direttori di gara autorizzano l'ingresso in campo dei sanitari della formazione oggi in trasferta, così come per Ban in precedenza. L'auspicio e l'augurio è che l'infortunio occorso a Francesco Cherosu sia di lieve entità, che possa consentire al giovanissimo capitano della formazione di Patrizia Canu di poter riprendere la sfida, sfida che per essere spettacolare ha bisogno di tutti i suoi protagonisti. Lo stesso Cherosu abbandona temporaneamente il parquet del Pala Santoro con l'incitamento da sottofondo del pubblico di Fede Verde Azzurro, mentre riprende il gioco sul parquet del Pala Santoro con un'altra chance offensiva per la Raimond, con Pischeda che va da Manca, Del Prete, Vosca con giù in posizione di pivot sulla linea dei 6 metri, stringe il campo per poi allargarlo Pidino, continua a girare palla la Raimond con una discreta tranquillità, per quanto consentito dai termini del regolamento. Il blocco qua di Congiu, Del Prete va in ala da Pischeda che finta il tiro, va da Vosca che prova a puntare Florin, poi lo scarico in ala per Pirino con la girella, provato la conclusione d'effetto il capitano, conclusione che nonostante la partita non sia iniziata da molto poteva avere un discreto impatto psicologico pro Raimond e contro Verde Azzurro. Qua il blocco di Alessio De Logu, questo gioco a due ritrova il gol dopo una vita. La Verde Azzurro lo fa con il numero 10 Alessio De Logu, si fa sentire il pubblico alla sinistra della nostra postazione, tribuna del Pala Santoro equamente divisa tra sostenitori Raimond e sostenitori Verde Azzurro. Altro fischio contro l'attacco della formazione di Vosca, quello direttore di gara che fa rettificare la posizione da cui è stato ripreso il gioco. Con Piatti tocca a Seddone, Florin, ancora l'italo argentino cerca di ritagliarsi lo spazio per la conclusione con la mano destra. Intervento irregolare della difesa Raimond, 9 metri per la formazione in trasferta. La Piatti trova un varco all'interno della difesa rosso-blu e la punisce per il punto numero 3. Solo una lunghezza di distanza ora tra le due squadre. Time out di Patrizia Canu che ha sortito l'effetto sperato, con Verde Azzurro che ha chiuso la forbice di tre gol riducendolo solo a uno. Qua difesa aggressiva su Del Prete, allora prova a cambiare aria l'attacco Raimond con Manca, lo scarico in pivot per Congiu, viene abbrancato dalla coppia
composta da Bianco e Piatti. Si riprende con un 9 metri già amministrato dalla Raimond, con Vosca che va ora, si butta in posizione di doppio pivot dal prete, si gioca, manca lo scarico proprio per Vosca, si va in ala da Pischeda che prova a mettere palla per terra, reagisce bene qua a difesa verde azzurro, chiude tutti gli spazi, il fischio è contro la difesa di Antonio Piatti, non per niente convinto della bontà della decisione dei direttori di gara. Prova Vosca che trova una splendida conclusione, il punto del 5-3 sotto mano dell'allenatore giocatore, vale il punto, punto punto, arriva immediatamente il nuovo meno uno della verde azzurro, c'è il tempo per annotare un gol, che ne arriva immediatamente un altro, nuovo meno uno quando mancano 15 secondi alla boa di metà primo tempo. Raimond avanti di un gol, Pirino, ora è lui a tagliare sulla linea dei 6 metri, occupando una posizione irregolare. Fischio pro verde azzurro questa volta. Idini pasticcia per un attimo in ricezione Piatti, poi riceve Seddone, si va da Florin, lo scarico in ala per il suo numero 5, Nicola Idini, il punto del pari a 14 minuti e 38 secondi dal termine del primo tempo. Si scalda il pubblico di Fede Verde Azzurro, prende il suo posto sul parquet sulla linea dei 6 metri o nei pressi della stessa Luca Soro, che qua ora va a bloccare per Del Prete, che viene disturbato irregolarmente dalla difesa di Pavel Florin, che annuisce così sottoscrivendo la decisione degli arbitri. Lo scarico di Vosca un po' alto per Pirino, che infatti perde un tempo di gioco nella ricezione, poi torna dal suo allenatore giocatore. Altra gol di Lorenzo Vosca, che da tecnico e giocatore si sta caricando a Raimond sulle spalle in questa fase di gioco. Qua la conclusione di Seddone, non c'è tocco della difesa Raimond, si riparte da Casada, 6-5 per la Raimond. Del Prete chiama Pirino per portare avanti il pallone, riprende posto sul terreno di gioco nel frattempo Francesco Cucu. Ora si consultano sull'attacco da eseguire qua a Pischeda, con Soro temporaneamente perso sulla linea dei 6 metri, arriva in ritardo Luigi Bianco, intervento falloso del numero 20 in maglia verde azzurro, capocannoniere delle finali scudetto under 18 due anni fa, un prospetto interessante, non l'unico della formazione verde azzurro. Ora Del Prete per, manca, attraversa linea, la palla non entra, la sfortunata la Raimond, la sassata di Francesco Manca, che ha trovato il legno superiore della porta difesa da Munda. Ora Florin con troppa libertà può prendere la mira e battere sul primo palo Eugenio Casada. Pareggia la verde azzurro, 6 pari, 12 minuti, 34 secondi, si prosegue sui binari dell'equilibrio come non era impossibile ipotizzare. Pirino, Cucu, Del Prete, Vosca, viene fuori per un blocco Soro, Cucu cerca spazio, Del Prete si butta dentro, trova vantaggio solo per un attimo la difesa Raimond, verde azzurro che scivola bene sulla linea dei 6 metri, qua il contatto tra Luca Soro e Antonio Piatti, 9 metri per la Raimond, che ha un'altra chance per riportarsi in vantaggio qua con Vosca che va da Del Prete, si salta il terzino, si va in ala da Pirino che cerca il secondo palo, conclusione larga del capitano, un cuore fin qui di una rete. Ora Florin, lo scarico in pivot per De Lugo, che fa a sfondare contro la buona difesa della formazione rosso-blu. 11 minuti e 37 secondi, primo tempo che è scivolato via, sta scivolando via in maniera molto fluida, complice la grande fisicità, l'equilibrio e tanti altri fattori che rendono più che piacevole questa prima parte di derby. Ora Soro per Vosca, Cucu carica la conclusione, la respinta di Munda,
prova il tap-in volante del Pretega al momento dello stacco, pesta la linea dei 6 metri, nuova chance per la formazione di Patrizia Canu con Sedone che va da Florina, arriva il blocco di De Lovu, finta la conclusione Sedone, poi fa un passo indietro, la ricarica, schiaccia a terra questa conclusione, conclusione che batte sul parquet del Pala Santoru, salvo poi ultimare la sua corsa sopra la traversa della porta difesa da Casada, schiacciato qua troppo la conclusione il giocatore di Patrizia Canu. Ora attacca la Raimond con Vosca, va da Pischedda, Del Prete va per Vosca, Cucu, attenzione al blocco di Del Prete che poi va a occupare la posizione di doppio pivot, con giù abbrancato da De Lugo, ha qualcosa da ridire ai direttori di gara, 9 metri già amministrato dalla formazione rosso-blu, qua Vosca cerca una grande palla schiacciata in terra, la difesa verde-azzurro ci mette una pezza solo per un attimo, il più lesto ad arrivare sul pallone è Fabio Del Prete che trova il punto del 7-6, mentre non abbiamo ancora rivisto sul terreno di gioco Domen Ban per quello che riguarda la formazione di Vosca. Lo vediamo lontano dalle quadrature del nostro Andrea Farris massaggiarci in continuazione il polpaccio destro, attacca ora verde azzurro, rischia infrazione di passi piatti, attacca ancora la formazione di Patrizia Canu, trattenuta evidente qua di Pirino ai danni di Nicola Idini, palla che sembrava irraggiungibile per il numero 5 della formazione oggi in trasferta. Arriva l'espulsione temporanea per il capitano, 2 minuti di inferiorità numerica per la capolista del girone A del campionato di Serie A2. Vediamo ora se la verdeazzurro riuscirà a impattare in questa forbice di tempo allo scarico per la conclusione di De Lovu, neutralizzata da un altro splendido intervento di Casada, la seconda parata di livello del portiere veterano della Raimond che esulta in panchina, altro riflesso impressionante di Eugenio Casada a dispetto delle sue 39 primavere, si fa valere e come la bomboi per Cucu, attacca con l'uovo in mano, Raimond incrociano la loro posizione, Del Prete e Congiu con quest'ultimo che va a occupare la posizione di pivot, poi scambiano Vosca e Cucu, la conclusione di Cucu, la simil papera di Marco Munda rende la conclusione di Cucu vincente per il punto del più 2, accorcia però immediatamente la formazione della Verde Azzurro con il gol di Nicola Idini, 8-7 il parziale, mentre riprende posto sul parquet Francesco Manca, Congiu, Del Prete, Vosca, Manca, Cucu, Manca, Vosca, circolazione perimetrale nell'attacco rosso-blu, da terzino a terzino, da Congiu a Manca, ecco lo taglio in pivot del numero 6, poi va a bloccare per favorire la conclusione del compagno, bella palla di Vosca per Congiu che dai 6 metri in tuffo si divora il punto del 9-7, buono l'attacco con l'uomo in meno, genialata di Vosca, aveva pescato con una gran palla Congiu che ora si rammarica non dopo aver occupato la posizione difensiva per la chance appena sciupata di ridare 2 gol di vantaggio alla sua formazione. Florin per Cherosu, Piatti, ancora Cherosu, riceve Idini, Cherosu rientra, Pirino che fa negare la ricezione a Piatti, però poi occupare la posizione che gli è più congeniale dalla sinistra, pasticcia un attacco alla verde azzurro, recupera palla alla Raimond con il neo rientrato Pirino che viene fermato in maniera fallosa da Idini, ha provato a correre il campo, non è stata dello stesso avviso la difesa della formazione di Patrizia Canu, 7 minuti 10 secondi al termine del primo tempo, 8-7 per la Raimond. Manca, va proprio da Pirino, lavora sulla linea dei 6 metri di Congiu, arriva il fischio pro Raimond con il 9 metri già battuto dalla formazione rosso-blu del Prete, prova a portarsi a spasso Cherosu che si era letteralmente appeso alla figura del numero 9,
Altra chance offensiva per la Raimondo con Cucu, finta di andare da una parte, va dall'altra, liberatosi in maniera efficace del diretto avversario, non ha trovato lo specchio della porta, antecedente al tutto il fischio del direttore di gara, mentre arriva il minuto di sospensione, questa volta a chiamarlo è Lorenzo Bosca, minuto di sospensione. Raimondo, ci prendiamo qualche secondo di pausa anche noi e rimaniamo con le immagini e con l'audio al Pala Santoro. Sei minuti 30 secondi al termine del primo tempo al Pala Santoro, Raimondo 8, verde azzurro 7, questo è il parziale con cui le due squadre rientrano sul terreno di gioco del palazzetto Passarese che ospita questo derby valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie 2 di handball maschile, girone A, sfida al vertice, verde azzurro e Raimondo sono separate da due punti con la formazione di Vosca avanti in classifica che con un'eventuale vittoria oggi andrebbe a scavare un varco quasi incolmabile a poche giornate dal termine, guadagnandosi una buona fetta di accesso alle Final Eight. Qua perde palla l'attacco della Raimondo, Cucu lavora per impedire la transizione rapida della formazione di Canu, lo fa bene, chance per verde azzurro con la conclusione sporcata dal muro Raimondo, difesa della formazione rossoblu questa volta sfortunata che sporca la conclusione di Antonio Piatti rendendola imparabile per Eugenio Casada, 8 pari 5, 43 all'intervallo, manca per Pirino, ancora manca del prete, Cucu per Soro, Congiu sempre in posizione di pivot, attenzione a eventuali tagli dall'ala di Soro, eccolo qua che arriva il taglio di Soro che blocca su un avversario, doppio pivot ora per l'attacco Raimondo, lo scarico proprio per Soro che recupera palla dai 6 metri, pesta la linea, rende vana la conclusione che era stata vincente, ora Florin si libera di manca, si ritaglia uno spazio nella difesa della Raimondo e batte Casada sotto la traversa, Casada che ha qualcosa da ridire al direttore di gara, gol di Pavel Florin, si scaldano gli animi al Pala Santoro, aria di derby e scintille a 4 minuti e 45 secondi dall'intervallo, verde azzurro che ha ribaltato la situazione ed è ora avanti per 9-8 quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questo ottimo primo tempo. Qua Soro prova a cercare un varco, non trova manca, va in emergenza da Vosca, scambiano ancora 11-3, poi bella palla per Congiu, dimenticato dalla difesa verde azzurro, in comprensione sfruttata al meglio dall'attacco Raimond, arriva il primo gol nella partita di Agostino Congiu, punto della nuova parità, non la prima probabilmente neanche l'ultima, Florin, altra conclusione mancina, fulminato di nuovo Casada come avvenuto qualche secondo fa, 10-9 verde azzurro, non c'è un attimo di tregua al Pala Santoro, mentre arriva un fischio del direttore di gara che per preservare l'incolumità dei protagonisti in campo invita ad asciugare il terreno di gioco da una pericolosa piazza di sudore che poteva costituire più di un'insidia per l'incolumità appunto dei protagonisti sul terreno di gioco che avrebbero potuto scivolare, mentre rientra sul terreno di gioco Giordo che va a prendere il posto di un
nervoso Casada che qualche secondo fa era probabilmente andato a beccarsi con Florin, resosi forse colpevole di una esultanza un po' troppo irruenta e un po' troppo dedicata al numero uno Raimond. Qua Vosca si ritaglia uno spazio, si va in ala da Apidino, la conclusione sul primo palo che va a cozzare contro lo stesso legno, poi il fallo di Soro, prova a correre il campo verde azzurro, fatica a rientrare solo, lo fa solo in un secondo momento, poi la conclusione di Idini che va a cozzare contro Lorenzo Vosca, recupera palla la Raimond, prova a prendere posizione difensiva Florin, arriva il fischio del direttore di gara mentre perché c'è un giocatore della verde azzurro a terra con qualche difficoltà respiratoria. Dovrebbe essere niente di che, bene hanno fatto i direttori di gara in questa circostanza a fermare il gioco, 3 minuti 23 secondi al termine del primo tempo. Al Pala Santori guida la verde azzurro con il punteggio di 19. Abbiamo raccontato, vi stiamo raccontando un primo tempo ricco di adrenalina, fisicità ed equilibrio mentre recupera la sua verticalità Antonio Piatti. Se noi vi ricordiamo rapidamente che la sfida tra Raimond e Verde Azzurro è solo uno degli eventi che il palinsesto di Diretta Sport prevede per questo weekend nel pomeriggio. Eravamo a Cagliari per la sfida valevole per il campionato di Serie A2 femminile tra Cuscagliari e del Val Salbino. Dopo questa sfida, sempre dal Pala Santoro, la partita tra Torres Calcio a 5 e San Pietro per la Serie A2 di calcio femminile. Domani la probabile festa del Castellana, una sfida interna contro il Calangianus nella campionato di eccellenza di calcio maschile. In differita la sfida tra San Marco a Semini e Quarti 2000, parliamo di calcio, di promozione, ma torniamo al Pala Santoro, torniamo all'Handball, torniamo alla sfida, al derby tra Raimond e Verde Azzurro con Cherusu che fa prova a ritagliarsi lo spazio tra le maglie della difesa rosso-blu, autentico furetto Francesco Cherusu, ha trovato il primo gol della sua partita per il massimo vantaggio della formazione di Patrizia Canu sull'11 a 9 a 2 minuti e 44 secondi dal intervallo sul parquet sassarese. La Raimond che dopo aver provato a scappare deve far sì che la verde azzurro non tenti una fuga, la farà bene la difesa di Canu, la conclusione di Manca sporcata dal muro, deviazione che favorisce e rende molto più semplice l'intervento di Marco Munda. Cherusu esce forte bomboi su Florina, allora Cherusu va dall'altra parte da Piatti, si va in ala da Luigi Bianco, attacca verde azzurro, Cherusu che finta il tiro, poi scarica in pivot per Luigi Bianco, anzi per Alessio De Logu, e trova il punto del più 3, ultimi 120 secondi scarsi del primo tempo al Pala Santoro. Pirino, Manca, Vosca, Cucu, Vosca, Congiu esce per un attimo alla linea dei 6 metri, va a occupare la posizione di doppio pivot, Vosca, Cucu, cerca spazio tra ala e terzino sinistro della verde azzurra, aveva anche trovato il varco per andare a concludere, è arrivato il fischio dell'arbitro a suo favore a togliergli però l'inerzia dell'attacco, fa l'intervento falloso di Saldone sullo stesso numero 6 in maglia Raimond. Manca però per Cucu che trova lo spazio, stavolta non arriva nessun fischio a interrompere l'azione del numero 6, arriva il gol di Francesco Cucu. Siamo 12 a 10, ultimo giro di orologio nel corso del primo tempo. E tocca uno dei primi palloni della sua partita Riccardo Venerdini che va a occupare la posizione di ala destra. Cherusu per Saldone, ancora Cherusu. Scambio prolungato tra 8 e 13, si va da Bianco. Piatti per Cherusu, incrocia la sua posizione con Florin, lo scarico in pivot per De Logu, questa palla non è ricevibile, allora corre in contropiede la Raimond con Pinino brancato da Cherusu, è arrivato l'intervento irregolare del capitano verde azzurro, chance dai 7 metri per la formazione della Raimond che può
chiudere il primo tempo con un solo gol di ritardo. Conclusione dai 7 metri. Ferrà. Amministrata probabilmente da Pischedo, almeno così era stato in precedenza. Raymond che tarda a scegliere il tiratore. Con Raspiz che in panchina asciuga il pallone, concede a Francesco Manca. 21 secondi, 8 decimi all'intervallo, chance del meno 1 per la Raimondo. Manca conclude addosso a Munda e poi scambia con il suo numero 20. Un ultimo attacco allora per la Verde Azzurro, che può andare a chiudere sul più 3. 8 secondi, Florin va da Cherosu. 5 secondi, scorrono i secondi, ancora il rumeno che schiaccia a terra questo pallone. La conclusione dovrebbe essere vincente. Il gioco era fermo, dunque muro a 6 per la Raimond. Ultima chance del primo tempo per Pavel Florin, difficile scavalcare il muro altissimo della difesa Raimond. Florin riesce a oltrepassarlo, non trova lo specchio della porta di Casada, e questa l'ultima giocata di uno splendido primo tempo conclusosi al Pala Santoru. Primi 30 minuti di derby che si sono chiusi con la Verde Azzurro avanti per 12-10. Noi ci prendiamo una piccola pausa giusto al tempo di rifiatare, ci sentiamo fra circa 10 minuti per il secondo tempo di questo derby valevole per la 11ª giornata del campionato di Serie A2 Girone A. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico R.A. Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Yoma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Amici di Diretta Sport, ancora live dal Pala Santoru, sta per iniziare il secondo tempo del derby tra Raimond e Verde Azzurro, valevole per l'11ª giornata del campionato di Serie A2 Girone A di pallamano maschile. Prima frazione che si è chiusa con i ragazzi di Patrizia Cano avanti con il punteggio di 12-10. Nel derby d'andata fu la difesa della Raimond a fare la differenza, a scavare il solco decisivo in favore della formazione di Lorenzo Vosca. Nei primi 30 minuti la Verde Azzurro ha mantenuto i numeri difensivi
tenuti fino a questo momento tra le mura amiche. Verdeazzurro che ha subito 101 gol nelle 5 partite interne disputate, fanno 20 di poco abbondanti di media, siamo perfettamente all'interno di questo numero, avendo chiuso la Raimond a quota 10. Vediamo Verdeazzurro, secondo migliore attacco e seconda migliore difesa del torneo, mentre la Raimond vanta la miglior retroguardia del torneo. È solo il quinto attacco, ora la formazione di Vosca che attacca per portarsi a meno uno con Manca che fa in ala dal suo capitano Pinino, gli chiude lo specchio dalla porta Marco Munda negandogli con il piede mancino la gioia e il punto del meno uno per quello che sarebbe stato il secondo gol del capitano della Raimond. Ora qua Vosca cerca di ritagliarsi uno spazio, poi scarica per Manca, brancato in maniera irregolare da Pavel Florin che soprattutto nella primissima parte di primo tempo ha fatto sentire la sua fisicità. Ora Raimond blocca Manca per evitare che la difesa verde-azzurro difenda su di lui, corre il campo la Raimond con Cherusu, viene fermato in maniera irregolare da Cucco, arriva il fischio del direttore di gara, le proteste di Pinino, i due minuti del direttore di gara per Francesco Cucu che è il miglior marcatore in maglia Raimond. Dunque formazione rosso-blu, Gennel in questo secondo tempo attacca da sinistra a destra rispetto al vostro punto di osservazione, costretta subito all'inferiorità numerica, ghiotta occasione per la verde-azzurro per allargare la forbice tra le due formazioni. Arriva un cartellino giallo per un componente della panchina Raimond e Cherusu può portare a più tre i suoi nel duello contro Andrea Giordo dai 7 metri. Parte Cherusu che manda dall'altra parte Giordo e lo batte, secondo gol del capitano, 13-10 per la Verdeazzurra, eguagliato il massimo vantaggio accumulato nel corso della prima frazione. Vosca, Manca, Pirino, Manca, Vosca, Del Prete, in ala c'è Congiu che sta per andare a tagliare in posizione di pivot, lo scarico per Del Prete, difesa aggressiva di De Logu, 9 metri per la Raimond, con Vosca, altro intervento falloso, stavolta di Cherusu, 27 minuti e 38 secondi, 13-10 verde azzurro. Del Prete a scaricare per Congiu, l'ultimo tocco è della difesa di Patrizia Canus, verde azzurro che aveva già corso in contropiede. Manca, chiede palla a Congiu, poi esce per bloccare per Vosca che tenta una palla in spazi stretti, perde palla, l'attacco verde azzurro, potenziale superiorità numerica in attacco, palla prevedibile di Cherusu, ben letta, intercettata da Del Prete che ora può far ripartire la transizione dei suoi. Congiu si rende conto di essere da solo e torna dal suo numero 9, sarebbe dovuto andare a fronteggiare la difesa avversaria in un improbabile 3 contro 1. Vosca, attenzione al taglio di Pirino sulla linea di 6 metri che poi va a bloccare per Manca. 9 metri per la formazione rosso-blu, amministrato da Congiu, Manca, altro fischio contro la difesa della formazione di Canu, la Vosca fermato fallosamente da Cherusu, altra chance per la Raimond con Del Prete che non trova Varchi, allora trova al centro da Vosca che trova con una splendida conclusione il palo lungo, conclusione imparabile per Marco Munda, arriva al terzo gol nella partita di Lorenzo Vosca, 13-11 per Verde Azzurro, con ora Bomboi che va a isolare Florin dall'attacco, lasciando ora in ala, c'è sempre sul terzino destro Bomboi, lo scarico in ala per il numero 20 Luigi Bianco, trova il punto del nuovo più 3, 25 e 45 al termine della stracittadina.
Vosca per Cucu. Vosca manca. Vosca. Cucu si muove sul lato destro in posizione di pivot. Congiu sempre controllato dalla difesa verde azzurro. Cucu cerca spazio per il tiro sfruttando il blocco di Congiu. Conclusione che non trova la porta di Munda. Ora Cherusu rischia il pasticcio, serve in emergenza un compagno, poi la palla in ala per Luigi Bianco, fermato solo per un attimo, poi Cherusu lo scarico in pivot. Intervento irregolare di Manca, che origina il 9 metri, battuto dalla formazione di Canu. Conclusione di Florin, poco dentro la linea dei 9 metri. Tiro sporcato dal muro rosso-blu, e altra chance offensiva per la Verde Azzurro. Cherusu che pesca Florin, grande gol della Verde Azzurro con il giocatore rumeno che taglia dietro le spalle di Bomboi e trova il quarto gol della sua partita, miglior marcatore del match. Pavel Florin, 15-11 Verde Azzurro, 24 minuti 26 secondi al termine. Vosca manca. Vosca. Cucu negata per un attimo la ricezione a Manca, che arriva in un secondo momento, lo scarico in ala da Pilino, ancora l'uscita a valanga di Munda, poi Cherusu si tuffa per tenere in campo questo pallone, non ci riesce. Verde Azzurro sbilanciata, chance per Del Prete, palla schiacciata a terra che passa sotto le gambe di Munda, la termina alta sopra il legno superiore alla porta del numero 1 della Verde Azzurro, che ora osserva inginocchiato lo sviluppo dell'attacco dei suoi. Cherusu, Florin, c'è il movimento di De Logo in posizione di pivot. Cherusu libera Antonio Piatti con la Verde Azzurro che prova a scappare. Così è sicuramente il massimo vantaggio della Verde Azzurro, 16-11 con Vosca che invita i suoi a non mollare, a continuare a macinare il gioco. Pirino prova a mettere palla per terra, intervento irregolare di Florin ai danni del numero 18 rosso-blu. Manca Cherusu alto su Vosca, lo scarico in pivot per Congiu, viene fermato da Florin, solo 9 metri per l'attacco della formazione oggi in casa. Vosca va da Del Prete con un angolo difficile, a valanga Munda dice di no, poi il tentativo di conclusione ravvicinata di Del Prete che è andato a invadere prestando la linea dei 6 metri. Grande partita finora di Marco Munda, che sta consolidando il vantaggio in questi 7 minuti e 25 secondi che sono trascorsi dall'inizio della ripresa. Ha subito solo un gol, solo 11. Grande partita del numero 1 di Patrizia Canu. Con Florin ancora da Piatti, Casada dice di no, la respinta del portiere, vede più pronto alla conclusione Bianco, che aveva battuto Casada in precedenza. Era arrivato un fischio del direttore di gara, arbitri che ricordiamo essere i signori Rossetto e Pasqualino, entrambi di Padova. Cherusu, Florin prova a battere Bomboi, esce anche Manca sul giocatore rumeno. Piatti per Cherusu, non trova Varchi, allora incrocia la sua posizione con Florin. Piatti termina a terra, un giocatore della Verde Azzurro si va in ala da Luigi Bianco, che batte con un angolo strettissimo Eugenio Casada, più 6 Verde Azzurro, parziale del secondo tempo perentorio in avvio per la Verde Azzurro, 5-1 nella ripresa per la formazione di Patrizia Canu, che galvanizza il proprio spicchio di tribuna. Poi qua il tentativo di conclusione di Vosca, che sta provando a caricarsi la sua formazione sulle spalle, tenendola in vita sia con l'unico gol di questa ripresa ma anche soprattutto tenendola viva dal punto di vista psicologico. Qua palla ambiziosa di Bianco per Cherusu, rientra bene la Raimond, il Verde Azzurro che perde la chance di portarsi sul più 7. Poi lo scarico di Vosca per Congiu, prova a lavorare di fisico la difesa Verde Azzurro, 9 metri per la Raimond. Momento falloso su Pirino, che qua ha qualcosa da dire a Venerdini. 7 metri
per la Raimond, sul cui punto di battuta si porta Leonardo Pischedda per portare 5 reti di differenza fra le due squadre. Pischedda batte Munda, secondo gol della sua partita, entrambi dai 7 metri e meno 5. La Raimond che prova a rimanere in partita. Kerusu, Florin prova ad attaccare la difesa schierata, si allacciano tanto lontani dalla palla Bomboi e Delogu. Il direttore di gara ferma il gioco e allontana entrambi i duellanti per 120 secondi dal terreno di gioco, con Bomboi che allora va a lamentarsi dall'altro direttore di gara. Lascia il terreno di gioco al pari di Delogu, dunque si attacca ora 6 contro 6, mentre intanto in porta è entrato Andrea Giordo nelle fila della Raimond. Più spazi per gli attacchi con entrambe le squadre in inferiorità numerica. Kerusu, Florina si alza col mancino, cerca il palo lungo, disturbo di Vosca è fisico ma regolare. E allora Raimond con Vosca, manca, occupa la posizione di ala Pirino. Cucu viene abbrancato in maniera ritenuta regolare il direttore di gara, poi la conclusione di Francesco Manca. Prova a dare una botta di adrenalina e a spostare l'inerzia della gara, che specie in questo primo terzo di ripresa che è andato via, si era spostata dal lato della formazione di Patrizia Canu. Stesso coach della Verde Azzurro che chiama time out per rasserenare gli animi. Inizio di secondo tempo che ha sorriso alla Verde Azzurro, rifiatiamo anche noi per qualche secondo, vi lasciamo con l'audio e le immagini dal Pala Santur. Di nuovo Pala Santoro, 19 minuti 32 secondi al termine della stracittadina tra Raimond e Verde Azzurro. Guida la formazione allenata da Patrizia Canu con il punteggio di 17-13. Entrambe le squadre sono in temporaneamente in inferiorità numerica per i due minuti somministrati dai direttori di gara ai danni di Delogu e di Bomboi. Fa prova a recuperare palla la Raimond. Va il fischio in favore però della formazione che ora attacca con Pavel Florin, stesso numero 27 a somministrare questo 9 metri. Kerusu va da Piatti che finge di tornare dal giocatore rumeno, poi va da Kerusu per la circolazione perimetrale con Manca che prova a cacciare il pallone. Florin elude l'intervento del numero 3 in maglia Raimond, va a firmare la quinta marcatura nella sua partita. 5 gol di Florin, 5 gol di vantaggio per la Verde Azzurro. 18 minuti 37 secondi al termine. Pischedda, Cucu, Vosca, Manca arriva con la rincorsa, finisce per tirare addosso a Munda. Fischio contro la difesa di Canu, motivo per cui Pischedda ha l'opportunità di arrotondare il bottino personale aggiornando la quota 3. Conclusione raffinata qui di Leonardo Pischedda che batte Marco Munda, 3 su 3 dai 7 metri per Leonardo Pischedda. 4 gol di ritardo per la Raimond. Kerusu, Piatti va in ala da Bianco, poi Piatti a spazio per trovare il secondo palo micidiale
l'italo-argentino quando ha avuto la possibilità di concludere verso la porta dell'estremo difensore della Raimond, in questo caso Andrea Giordo. Nuovo più 5, Pischedda, Cucu, Vosca, anticipa Florina abbandonando per un attimo Congiu, poi è buono il rientro sulla linea dei 6 metri del numero 27 che nega la ricezione a Congiu, ma non impedisce a Raimond un'altra possibilità offensiva. Qua intervento falloso di Cheirosu su Vosca. Sono i 2 minuti per il capitano della Verde Azzurro, vittima di un lieve infortunio nel torso del primo tempo. L'entità maggiore è quello occorso a Domen Ban, giocatore sloveno ex Molteno e Schio. Ha abbandonato la sfida all'inizio della stessa, non ha più rimesso piede sul parquet del Palasantur. Raimond che sta risentendo e come dell'assenza del suo numero 10. Ora Vosca finta di andare in ala, poi si butta dentro fra terzino e ala della Verde Azzurro. Farà intervento irregolare Cucu, va in ala da Pischedda, ma palla forse un pelo lenta. Qui si allacciano Pischedda e Delogu, fischio pro Verde Azzurro. Raimond alla caccia dell'inerzia nell'attacco. Secondo tempo che racconta di un parziale di 7-4 in favore della formazione di Cano, mentre ora la Raimond attacca con un uomo in più. Sono rientrato Bomboi, ancora fuori Cheirosu, è rientrato anche Delogu, a piatti per Idili, e nel corso della prima frazione abbiamo erroneamente chiamato Nicola Idili. Ringraziamo chi ci ha segnalato l'imprecisione, ci scusiamo dalla stessa. Dato piatti trova il palo esterno, il gioco era fermo. 15 minuti 52 secondi alla sirena finale. Tutto qua Cucu va a procurarsi un'espulsione temporanea, espulsione temporanea che ristabilisce la parità numerica con 5 giocatori di movimento e un portiere per le due squadre. Fermo il cronometro a 15 minuti e 45, stiamo per scollinare oltre la metà di questo secondo tempo. A Florin raddoppiato da Bomboi e Pidino, 9 metri Verde Azzurro. Prova a mettere palla per terra Seddone, fermato da Pischedda che fa sentire il suo corpaccione sul numero 20, poi si dimentica dello stesso Seddone che va a incastrare la sfera sotto il 7 della porta difesa da Giordo. Giordo stesso che abbandona il terreno di gioco cedendo il posto a Eugenio Casada. Verde Azzurro più 6, si aggiorna il massimo vantaggio. Altra palla persa dalla formazione di Vosca. Florin, Piatti, Cheirosu, Piatti, Cheirosu, Florin, Idili, riceve il numero 5, si va da Pavel Florin e prende la rincorsa col mancino. Tanto spazio qui per Pavel Florin, sesto gol della partita per il veterano della formazione di Patrizia Cano, lui che è un classe 82, un po' un tuttofare in casa Verde Azzurro, lui che cura anche da allenatore il settore giovanile della formazione in vantaggio di 7 reti. Qua Vosca col pallonetto, battuto imparabilmente Munda per il meno 6, mentre Idili non trova dall'altra parte il 22esimo gol della sua partita. Siamo 21-15 per la Verde Azzurro, 13 minuti 56 secondi di emozioni, di adrenalina, di scontri e di fisicità, soprattutto di handball al Palasantoru. Vosca che termina a terra qui nel contatto con un avversario, 9 metri battuto da Congiu, con Vosca che schiaccia a terra la conclusione prendendo controtempo Marco Munda. Quinto gol della partita dell'allenatore giocatore che sta tenendo a galla
le velleità rosso-blu di mantenere la vetta solitaria. Qua la conclusione di Florin viene sporcata da Bomboi, si riparte dall'angolo con Florin, Kerosu, Piatti, Kerosu, si va dal giocatore est europeo che aveva cercato con una palla immaginifica Alessio Delogu, non l'ha trovato, ha trovato il contatto falloso dalla difesa Delogu, era va ad amministrare il 9 metri cercando Florin, stavolta non riesce a prendere la rincorsa per il tiro. Piatti perde un po' di inerzia, attacco verde azzurro, Idili, Piatti, palla in pivot per Delogu, altro contatto con Bomboi che si lamenta delle ripetute trattenute a suo modo di vedere del numero 10 della formazione di Canu. Qua esce forte la difesa Raimond impedendo la facile conclusione a Florin, allora si va da Kerosu, altro contatto che vede protagonista questa volta Francesco Manca, stavolta è lui la vittima della espulsione temporanea. Idili fermato in maniera irregolare e ritenuta meritevole dell'espulsione temporanea da Manca. Dunque chance per la verde azzurro di portarsi sul più 6 con Florin che concede spazio per Piatti con Casada che va a battezzare un palo. L'italo-argentino trova il secondo per il sesto gol personale che vale il nuovo più 6 per la verde azzurro. Ma Raimond deve fare in fretta se vuole andare a ricucire lo strappo, sta iniziando a diventare sensibile con il cronometro, nemico dei rossoblù e amico della verde azzurro. Ora Vosca non cerca ma non trova Congiu, prova in un secondo tempo, il fischio è pro Raimond questa volta con Vosca che va a lamentarsi con il direttore di gara Cucu. Congiu prova a bloccare, difesa fisica alla verde azzurro, direttore di gara che va a redarguire Antonio Piatti. 6 gol per il giocatore italo-argentino al pari di Pavel Florin, miglior marcatore della formazione oggi in trasferta, con Pirino che qua va a cercare la conclusione, trova la ribattuta di Munda ma prima era arrivato il fischio arbitrale. Ora con Vosca spinto fuori con, da Florin, poi Cucu che prova a inserirsi tra Seddone e Piatti, trova un altro fischio a favore, poi forza qua la conclusione, trova la risposta di Marco Munda e l'esultanza in panchina di Patrizia Canu che va ad applaudire il proprio estremo difensore. Florin, Kerosu, Piatti, Kerosu, Florin, in ala c'è Idili, Florin abbrancato da Bomboi e termina a terra, commette fallo, ancora attacco verde-azzurro, Florin, si va da Kerosu, Piatti, Kerosu, incrocio con Pavel Florin che si alza col mancino e batte ancora una volta Eugenio Casada per il più 7 della Raimond. 9 minuti e 54 secondi al termine, 7 gol di vantaggio per la verde azzurro. Vosca abbrancato da Seddone, 9 metri già battuto, si va da Cucu, primo palo, Munda devia proprio sul legno, un po' fortunato nella circostanza qua il portiere della formazione di Patrizia Canu, uno dei migliori in campo, meno 4 interventi prodigiosi di Munda che specie dall'ala ha trovato modo di negare la gioia del gol, mentre Florin ormai va avanti con una percentuale realizzativa impressionante. Settimo gol della sua partita, verde azzurro che scappa da fuori, arriva il minuto di sospensione per la Raimond, la verde azzurro avanti di 8 gol a 9 minuti e 2 secondi dal termine della sfida.
9 minuti al termine della sfida tra Raimond e Verde Azzurro, con la formazione ora in difesa avanti di 8 reti. Tempo stringe per la Raimond, che ora attacca con Del Prete, va a occupare posizione sulla linea dei 6 metri. Vosca non viene servito, allora si va da Pischeda che prova a servire Del Prete, palla ben letta solo per un attimo da Seddoni, che poi non riesce a far ripartire l'attacco dei suoi. Nuova chance per la Raimond con Vosca, che trova questa grande palla per Agostino Congiu. Il gol del numero 8, il secondo della sua partita, classe 86, Agostino Congiu. 8 minuti al termine della sfida, altrettanti sono i gol che separano le due contendenti. Florin da Bomboi, si attacca a Florin, Cherosu, anche Piatti staccato dal gioco dalla marcatura attenta di Del Prete. Ora Cherosu si trova il modo per far ricevere Florin con pazienza. L'attacco verde azzurro segna Pavel Florin, rebus finora irrisolvibile per la difesa Raimond. Pirino manca, Vosca, Del Prete, Pischeda, però per il numero 9 si va dall'altro del giocatore, gira bene ora con buon ritmo la palla nell'attacco della Raimond. Pirino fa sbattere non per la prima volta contro l'altro ottimo intervento di Marco Munda, estremo difensore classe 1992 della Verde Azzurra, che raccoglie gli applausi di tutta la sua panchina, della metà di tribuna riservata ai sostenitori di quella che è al momento la vice capolista del girone A del campionato di Serie A2 di handball maschile. Cherosu taglia dietro la schiena di Del Prete Florin, ma Del Prete disturba bene, prova a correre in contropiede, gran balzo di Piatti a negare il contropiede alla Raimond. Casale aveva provato a velocizzare, aveva trovato anche una buona palla molto precisa. Tanti meriti qui dell'italo argentino, ora marcato a vista, escluso dall'attacco dalla marcatura di Bomboi. E Cherosu forse mette la parola fine a questo derby. 26-17, 6 minuti 23 secondi al termine. Potrebbe essere proprio il punto del capitano a mettere la parola fine a questa sfida, con la Raimond non troppo distante da quella che sarebbe la seconda sconfitta stagionale. Ora Vosca si butta dentro Pirino sulla linea dei 6 metri, altro fischio per pro attacco della Raimond, con Vosca che trova con il sottomano il punto del meno 8. Sesto gol nella partita dell'allenatore giocatore, che dal punto di vista offensivo sta letteralmente tenendo in piedi le speranze ormai ridotte all'osso della Raimond di rientrare in questa partita. Cherosu prova ad abbassare i ritmi per quanto consentito dal regolamento, la formazione di Patrizia Canu. Qua l'intervento falloso di Pirino su Idili, 9 metri battuto dallo stesso numero 5, si va da Florin, Cherosu finta di andare in ala, poi si accentra, pasticcia Cherosu, regala il possesso alla Raimond con Vosca che va da Pischeda, si allarga per ricevere Bomboi, si apre una prateria centrale per Leonardo Pischeda. Non molla la Raimond, 5 minuti al termine, 26-19, Cherosu. Idili prova ad andare uno contro uno con Pirino e va a fermare fallosamente l'ala del 1998. Cherosu riceve da Florin, va a cozzare contro la figura di Giorgio, tiene palla in campo Idili e va a cercare la conclusione, va a sfondare, ma Idili si è fatto un po' ingolosire dalla possibilità di arrotondare ulteriormente il parziale appannaggio dei suoi. Finito per pasticciare, regalare, possa solo la Raimond con Pischeda qua che va a concludere contro Munda, prova a correre in contropiede la Verde Azzurro, si allacciano qua, manca e Luigi Bianco. Si gioca Idili, Cherosu,
riceve Bianco, Kerosu, Idili, la conclusione di Idili un po' forzata qui. Giorgio ci mette una pezza, 7 gol, 3 minuti e 45 per le speranze della Raimond. Del Prete va da Pischedda, ora per il numero 9 Vosca, brancato da Kerosu, si torna dal numero 9, altro scambio prolungato con Vosca che aveva occupato la posizione di doppio pivot, viene fermato in maniera fallosa da Bianco e lo aiuta a rialzarsi, poi ancora Vosca prova a creare per Congiu, si gioca per gli arbitri, prova a correre in contropiede verde azzurro, brutta palla qui per Bianco, belletta da Manca, recupera l'attacco della Raimond con Vosca, il fischio contro Francesco Kerosu, arriva un'altra espulsione temporanea per il capitano, 7 gol dividono le due squadre, 26-19 il parziale a poco più di 180 secondi dalla sirena finale che decreterà la fine di questo derby valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A2 di handball maschile, girone A. Manca, va in ala da Pirino che non trova il ritmo e l'inerzia per provare la conclusione, allora accentra il suo raggio d'azione servendo Vosca. L'irregolarità ai danni dell'allenatore giocatore è commessa da Antonio Piatti, 9 metri da posizione centrale, amministrato da Congiu, Pischedda, va da Del Prete, Vosca, Manca, Cepirino in ala, Manca prova a forzare la conclusione, intervento irregolare di Pavel Florin, Vosca, Manca dietro schiena per Pirino, forzatura qui del numero 3 che ha provato con una finezza a imbeccare il proprio capitano, si alza in piedi lo spicchio di tifoseria di Fede Verde Azzurro impedendo anche parte della nostra visibilità, tanto Florin con la girella non riesce a sorprendere Giordo, arrivato però in precedenza un fischio contro Fabio Del Prete, 2 minuti e 8 secondi al termine del derby, ricordiamo che all'andata la Verde Azzurro si impose con il punteggio, scusate, la Raimond si impose con il punteggio di 25-18 meno 7 e fino alla parità nei due scontri diretti che sta per essere rotta da Luigi Bianco che batte tra le gambe Andrea Giordo, il terzo gol della partita del numero 20 classe 1998 o più 8 Verde Azzurro, 27-19 ribaltato al momento anche la differenza reti nello scontro diretto, arriva il minuto di sospensione, l'ultimo di questa partita, l'ultima pausa anche per noi che vi lasciamo come di consueto con l'audio e le immagini live dal Pala Santuri. secondi al termine della sfida tra Raimond e Verde Azzurro, ultime possibilità per la Raimond di provare a rendere meno indolore la sconfitta con Pischedda che qua va a fermare fallosamente Alessio De Logu impedendo il contropiede alla formazione di Patrizia Canu che inizia con i componenti della sua panchina e con la sua metà di tribuna a festeggiare quella che è la vittoria nel derby di ritorno, vittoria che consente alla Verde Azzurro di agganciare la Raimond in vetta alla classifica del girone A del campionato di Serie A 2. Passa la gran parata di Giordo che nega il 28esimo gol alla Verde Azzurro, nella fattispecie ad Alessio De Lugu, corre Pischedda e fa la stessa cosa con lui Marco Munda, ultimo minuto, proprio Munda che apre sul fronte sinistro per Venerdini che va a battere Andrea Giordo per l'apoteosi della
pubblico di Padel Verde Azzurro. 50 secondi al termine, c'è solo da stabilire quello che è il risultato finale al Pala Santoro di Sassari. Pala Santoro di Sassari che ci vedrà ancora protagonisti alle 20:30 per la sfida valevole per la serie A2 di calcio a 5 femminile tra Torres e San Pietro, con la formazione sassarese alla caccia di punti atti a congelare la posizione playoff. Ma rimaniamo alla palla a mano per quelli che sono gli ultimi 43 secondi di questa sfida, con la Raimond che prova a cercare il 20° gol della propria partita con Manca. Qua si allaccia con Cherusu. Lo scarico per Vosca, si va da Del Prete che schiaccia a terra questo pallone, spinto lato in maniera ritenuta regolare da De Lugu. Poi l'intervento di Piatti su Congiu è irregolare, motivo per cui Raimond ha l'opportunità di portarsi a quota 20 dai 7 metri. Si porta sul punto di battuta del piazzato Lorenzo Vosca, che non trova il 7° gol della sua partita, perché arriva l'ennesima splendida parata di Marco Munda, stavolta con il piede destro. 5 secondi al termine, Congiu con il pallonetto rende leggermente meno amara la sconfitta della Raimond. 28-20 il risultato finale al Pala Santoro, con la Verde Azzurro che restituisce alla Raimond la sconfitta nel derby d'andata, ma soprattutto aggancia la formazione di coach Vosca in vetta al girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile, rendendo questo finale di torneo ancora più avvincente ed equilibrato ove possibile. Mentre le squadre si salutano nei pressi del cerchio di centrocampo del Pala Santoro, io ricordo per l'ultima volta il punteggio finale: Raimond 19, Verde Azzurro 28. Ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo fra un minutino circa per le impressioni con i protagonisti della gara dal parquet del Palazzetto Sassarese. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Fatture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Amici di Directa Sport, ancora live dal parquet del Pala Santoro. Si è appena concluso il derby di ritorno, valevole per l'11ª giornata del campionato di Serie A2 di pallamano girone A. Ha vinto la Verde Azzurro il punteggio di 28-20. Siamo in compagnia di coach Vosca. È arrivata la sconfitta, una sconfitta che purtroppo per voi rende ancora più avvincente questo finale di campionato. Sì, faccio i complimenti agli avversari, hanno giocato benissimo, sono stati più presenti, hanno interpretato meglio la partita. Noi ci siamo disuniti, non eravamo pronti via, il nostro straniero si è fatto male, quindi tutto quello che avevamo preparato un po' è andato via. Bravi loro, un po' la mia squadra un po' sottotono, un po' di giocatori un po' sottotono. Peccato perché adesso si riapre il campionato. Sabato abbiamo una trasferta difficilissima a Crenna, su un campo molto arduo in cui hanno perso anche la Verde Azzurro.
però dobbiamo farcela, speriamo di recuperare un po' di energie, speriamo di recuperare qualche giocatore e andiamo là convinti di poter andare fino alla fine. Poi se arriviamo pari la differenza reti dirà chi è la prima in classifica. Hai citato l'infortunio di Ban, anzitutto come sta o se è troppo presto per ipotizzare quale sia il problema e eventualmente quali siano i tempi di recupero? Monitorerà il nostro staff medico in settimana, vedrà cosa è da fare, vediamo di recuperarlo per la prossima partita perché comunque è importante. Bisogna vedere infatti l'andamento della partita come è andata. Loro, nonostante tutta la giovane età della Verde Azzurro, hanno due stranieri che hanno fatto la differenza e noi abbiamo giocato col vivaio sassarese che ha dimostrato di essere un buon vivaio, di aver dato molti buoni atleti a questa città e continueremo a giocare sul vivaio e il nostro obiettivo per il prossimo anno è portare su tutte le gioventù, andare nelle società a prendere i migliori giocatori per fare una squadra sassarese che possa puntare al prossimo anno al vertice della 2. Hai provato nel momento di maggiore difficoltà a caricarti la squadra sia dal punto di vista realizzativo che da quello forse anche psicologico? È quello che si aspetta la squadra da un vecchio giocatore, nei momenti di crisi deve essere il giocatore con più esperienza che esce. Ho visto la difficoltà dell'attacco, i miei tiratori erano un po' con le polveri bagnate e quindi ho provato, sono andato. Mi sono ricordato come si gioca a pallamano e ho provato a far vedere a questi ragazzi come anche un povero vecchio può ogni tanto fare qualcosa di buono. Ultima cosa per quello che mi riguarda, una sconfitta che dovrà rappresentare una molla per affrontare al meglio le ultime partite, non chiaramente il contrario, a battere una squadra che fin qui ha fatto benissimo. No, anzi, dopo la sconfitta di Cassano noi in palestra ci siamo guardati in faccia e siamo ripartiti alla grande e così faremo martedì, faremo una chiacchierata davanti a un buon bicchiere di birra, ci guardiamo in faccia, prepariamo la partita di Crenna e so che lì mi daranno tutto. Io conosco bene i miei ragazzi e so che lì andremo a tirare fuori il cuore sassarese. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Yoma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia, vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Ancora in diretta dal Palazzo Antonio in compagnia di altri due ospiti, siamo con l'allenatore, la Verde Azzurro Patrizia Cannu, alla mia sinistra e alla mia destra il portiere della Raimond Andrea Giordo. Partiamo dai vincitori, un derby che vi ha regalato due punti fondamentali e che rendono, come dicevamo anche prima con coach Vosca, questo finale di campionato ancora più avvincente e ancora più equilibrato. Il finale di campionato è incandescente, noi sapevamo che la Raimond oggi si sarebbe praticamente giocata ai playoff perché sono convinta che a Crenna sarà una partita molto tirata e vincere oggi avrebbe significato andare lì un po' più tranquilli, anche se ripeto le forze sono importanti tutti e due, probabilmente c'è qualcosa in più qua. Però il morale vuol dire tanto, noi abbiamo attraversato un periodo difficile e devo dire che ha tenuto lo spogliatoio e questo è stato veramente il valore aggiunto e non è facile quando comunque sia si perdono dei punti. A Crenna stavamo vincendo bene nel primo tempo, poi c'è stato un crollo. Sapevamo che oggi sarebbe stata difficilissima, ci ha aiutato un pochino veramente lo spogliatoio perché la squadra è stata rivoluzionata in sostanza, non posso che dire di essere strafelice, si sono riaperti i giochi, adesso è una lotta a tre, però noi ormai ci siamo abituati a navigare a vista.
non voglio più pensare a come sarà fra 3 giornate, alla fine del campionato, niente, andiamo avanti passo per passo. Oggi non posso negarlo, ho vinto contro uno squadrone, quindi per me è gioia pura, ovviamente. Le chiedo se c'è un solo aspetto, ma sicuramente ce ne sono di più. Qual è stato l'aspetto più importante per riuscire a vendicare la sconfitta dell'andata? Beh, loro, a essere onesti, hanno perso un giocatore fondamentale come Domen Bannon. Questo ci ha consentito di tenergli la stessa difesa, avevamo preso altre precauzioni, non avere un tiratore che veramente fa la differenza, si prende i suoi bei 10 gol a partita, un gran bel difensore, entra di mano e fuori mano, quindi non è neanche prevedibile. E, insomma, non ci voleva perdere un giocatore come quello, però non è tutto lì, noi ci abbiamo creduto fin dagli inizi e abbiamo rivoluzionato la squadra con un altro terzino, siamo stati molto squadra perché abbiamo fatto giocare tutti, consentendo anche al capitano di riprendere fiato grazie a Seddone, ma veramente non voglio nominare nessuno di loro, sono contenta del portiere, non è semplice per un portiere, il nostro è sempre stato un portiere attaccante, il mio primo attaccante, lo dico sempre, quindi non è semplice entrare in una squadra con queste caratteristiche e non sfigurare, ha fatto ben altro che non sfigurare, quindi io ringrazio tutti i miei ragazzi perché veramente lo spogliatoio è stato decisivo e ne sono sempre più convinto. A lei ringrazio i ragazzi, la ringrazio per averci aspettato, per averci fatto compagnia in questo post partita, le auguro in bocca al lupo per il proseguo del campionato e vado da Andrea Giordo. Riallacciandovi a quella che è stata una delle ultime considerazioni di Patrizia Canu, ovvero quanto ha pesato l'infortunio di Domen Bannon, arrivato oltretutto praticamente subito. Sorrido. L'infortunio ha sicuramente pesato tanto, noi abbiamo preparato la partita avendo lui come unico tiratore puro, non sto dicendo che gli altri nostri giocatori non siano dei tiratori, però lui è sicuramente il nostro miglior realizzatore da fuori. Quindi dopo 30 secondi dover impostare la partita su tutt'altro rispetto a quello che avevamo preparato non era sicuramente semplice. Io oggi sono molto amareggiato più che altro per un discorso di classifica, perché sappiamo benissimo come il regolamento, sappiamo bene che oggi una vittoria ci consentiva di essere tranquilli, di essere primi quasi matematicamente, e invece ci troviamo adesso primi secondo la Verde Azzurro. La Verde Azzurro oggi ha vinto di 8 reti, noi all'andata abbiamo vinto di 7, e la differenza reti negli scontri diretti è quella che conta, non la totale, quindi ci sono davanti, e questo è sicuramente per noi un ulteriore dispiacere. Io oggi voglio fare solamente i complimenti ai ragazzi che sono rimasti in campo, che hanno lottato fino alla fine, cercando anche di non farci superare nella differenza reti. Hanno stretto tutti i denti, hanno fatto il massimo di quello che potessero fare. E un altro grandissimo complimento lo faccio alla Verde Azzurro. Oggi hanno dimostrato di essere una buonissima squadra, hanno due terzini tiratori fortissimi. Pavel ci ha messo in grossissima difficoltà, non sapevamo più come prenderlo. Anche l'argentino Piatti ha dimostrato di essere un giocatore assolutamente di livello, non da due. E poi anche il loro portiere oggi ha fatto assolutamente il suo dovere, anche se, come ha detto Patrizia, viene in un contesto dove non si allena con i ragazzi e viene solo per giocare. Hanno fatto veramente una buona partita, io faccio i complimenti a loro e niente, noi ci auguriamo di completare il campionato nel migliore dei modi. Ci aspetta adesso una partita difficilissima a Crenna, noi volevamo chiudere il campionato oggi, perché sappiamo che a Crenna sarà durissima e purtroppo noi ci presenteremo in una formazione molto rimaneggiata, e questo lo sappiamo già da un mese. Quindi il dispiacere è doppio. Se posso aggiungere qualcosa, sono contento del clima che si è respirato oggi, c'era veramente il palazzetto pieno, da una parte tutta la loro tifoseria, dalla nostra parte lo stesso, sono venuti in tantissimi. E credo che questa sia la cosa più importante, è la vittoria per questa città che negli anni ha veramente assaporato tanta pallamano e grazie a noi e grazie a loro sta continuando ad assaporare.
Una sconfitta, così come ho chiesto a coach Vosca, che deve chiaramente fare da molla per affrontare al meglio il finale di stagione e non chiaramente fare effetto contrario e rischiare di abbattervi. Assolutamente. Abbattervi è sicuramente una parola, un'espressione eccessiva. Assolutamente sì, sono d'accordissimo con ciò che ha detto Lorenzo. Il problema è che noi ci presenteremo comunque a Crenna non più padroni del nostro destino. Sappiamo che per arrivare primi dobbiamo sperare in qualche passo falso dalla Verde Azzurro, perché se noi dovessimo anche vincere tutte e tre le partite e la Verde Azzurro fare altrettanto, noi saremmo comunque secondi. Quindi una cosa è affrontare le partite padroni del proprio destino, una cosa è dover dipendere dagli altri, e noi non siamo abituati a gufare gli altri. Alla luce, e ti lascio, della differenza reti ribaltata per una sola lunghezza, di fatto ti chiedo quanta è la recriminazione per un finale di partita che, non so, magari poteva essere gestito meglio, si poteva fare quel gol, sì, che avrebbe tenuto l'equilibrio totale, quei due che non avrebbero consentito alla Verde Azzurro di ribaltare. Quando tu stai perdendo un derby di 6-7 gol, è anche difficile poter pensare alle differenze reti, poter fare tutti questi calcoli. Abbiamo chiamato un time out proprio per ricordarlo, proprio per cercare di limitare i danni in un momento in cui la Verde Azzurro stava infierendo giustamente, e quindi purtroppo non siamo riusciti neanche a limitare questo. Peccato, pazienza, noi ci teniamo il nostro bel campionato che abbiamo fatto fino adesso, sicuramente daremo battaglia nelle prossime tre partite e poi si vedrà chi arriverà primo, che saremo, se saremo noi o sarà la Verde Azzurro, comunque sarà per Sassari, credo, un ottimo traguardo. Perfetto, noi ringraziamo Andrea Giordo per la lucidissima analisi post derby. Ricordiamo per l'ultima volta che la stracittadina sassarese della pallamano, valevole per il girone A del campionato di Serie A2, si è conclusa con la Verde Azzurro vincente con il punteggio di 28-20 sulla Raimond. Io ringrazio Andrea Farris per le preziosissime immagini che ci hanno raccontato questa sfida. Vi invito a rimanere sulle nostre frequenze per la sfida di calcio a 5 femminile tra Torres e San Pietro. Per ora un ringraziamento da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di DirectaSport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al piano.